Ma buonasera amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti in questo bellissimo venerdì post pump. Che dire, non si potrebbe essere più gasati. Dopo che Bitcoin ti chiude una candela come quella di 2 giorni fa, gasarsi è veramente il minimo. Sono successe un bel po' di cose per l'appunto dall'ultima volta che ci siamo visti. A volte, dato che ci incontriamo 2 volte a settimana, il martedì e il venerdì, da una volta all'altra, insomma, sono sempre un po' le stesse cose, trite ritrite, non ci sono movimenti, non ci sono particolari news e questo direi che non è assolutamente il caso, perché da martedì è passato di tutto, sono successe di ogni. PayPal, protagonista principale delle news di questi ultimi giorni, che hanno scatenato. A parte, cioè sicuramente anche per quello, ma anche per il fatto che comunque stavamo approcciando una resistenza molto molto forte, una delle ultime resistenze, tra l'altro, con un vigore pazzesco, l'abbiamo vinta, abbiamo preso tutta la liquidità in offerta e abbiamo finalmente tracciato un nuovo higher high. E anche quello sicuramente va a pompare un po' di FOMO, va a gasare il mercato, per l'appunto. Solitamente, guarda caso, tutte queste news positive con resistenze rotte e contesti molto bullish accadono in parallelo e quindi vanno a creare veramente una situazione interessante. Uno degli scopi di oggi è proprio andare a esaminare, a riesaminare, o meglio, il mercato perché non c'era retest che tenga. Questi sono quei casi in cui Bitcoin parte e ciao, buonanotte, non lo recuperi più. Però ecco, da un lato non bisogna farsi prendere dalla FOMO e andare ad aprire posizioni affrettate, che è disastroso. I momenti in cui c'è molta euforia, succedono cose, il mercato si muove soprattutto verso l'alto, sono forse più pericolosi perché viene veramente voglia di tuffarcisi dentro. Vi ricordate, vi faccio un esempio che ovviamente è catastrofico e è soltanto a scopo critico, ma vi ricordate la bolla delle altcoins che c'è stata quest'estate? Ecco, era una situazione simile, ok? Nuovi massimi, sembrava non fermarsi mai, la gente si tuffava, entrava, apriva posizioni e poi patapam è successo un disastro. Ovviamente su Bitcoin non è la stessa cosa, è una crescita molto diversa, un quadro veramente molto diverso, ma bisogna stare attenti, ecco, non bisogna tendenzialmente aprire posizioni alla cieca, in particolare dopo dei pump molto forti, ma bisogna pianificare, l'importante è pianificare ed è quello che andremo ovviamente a fare oggi. Oggi andiamo a esaminare un po' le news che hanno mosso il mercato in questa settimana e andiamo a esaminare le intenzioni di PayPal nel mondo delle criptovalute, quindi come ha intenzione di muoversi, come si sta muovendo, perché è entrato dire a gamba attesa è poco. Poi vi butto lì 2 parole su crypto.com perché insomma ultimamente sapete che io ho tutto quello che ho di crypto.com, è la carta che io chiamo Barbon Blu, cioè quella a costo zero. Ultimamente ve ne parlo un po' più spesso perché lo stavo approfondendo, mi stavo avvicinando a questo mondo un po' soprattutto grazie a voi perché me l'avete in tanti consigliato e forse è arrivato il momento di fare un piccolo upgrade, insomma di iniziare a stakeare qualcosina. Ci spendiamo giusto 2 parole perché non ho ancora fatto delle ricerche approfondite, ma le farò e farò un video dedicato poi in seguito per tirare un po' le somme di questa situazione che in molti trovano un po' confusa, c'è un momento un po' di panico in crypto.com, vale la pena magari appunto spenderci 2 paroline in più. Però non è l'argomento di oggi, ve lo anticipo, oggi vi butto lì soltanto 2 parole. Oggi sono vestito di rosso, ma in realtà non è proprio un rosso, non saprei neanche come definire questo colore, ma ho notato, una cosa che ho notato empiricamente, è che ahimè l'analisi tecnica sul mio outfit non funziona. Ci ho provato tante volte, ho detto oggi mi vesto di verde, così pompa Bitcoin e puntualmente non l'ha mai fatto. Quando dico pump in diretta, lui pompa il giorno dopo. Insomma, mi fai dispetti. Allora io mi vesto di rosso, to' alla facciaccia tua Bitcoin, così pompi anche oggi. E dopo le news, dicevamo, eravamo rimasti qua, andiamo a esaminare i grafici, chiaramente, delle posizioni in altcoins di cui mi sono bellamente sbarazzato. Qualcuno mi dice sei un pazzo, io insomma ho le mie ragioni e ve le spiego. E poi andiamo a vedere ovviamente
il grafico di Bitcoin, che è quello un po' che concentra tutta l'attenzione. Andiamo a vedere dove si sono spostati i nuovi supporti, dove sono le entry areas più interessanti alla luce di questo nuovo breakout. Andiamo a dare un'occhiata magari anche a qualche grafico con su un time frame più elevato. Insomma, andiamo a vedere un po' tutto questo contesto, che è utile per capire un po' come muoverci poi prossimamente. Tutto questo però ovviamente dopo che darò una letta alle vostre domande. Mi raccomando, distruggete la chat a suon di domande, vi voglio vedere talmente partecipi che non riesco a starvi dietro. Di solito è così e la cosa mi piace un sacco, voglio ancora che sia così. Mi raccomando, fate domande, perché l'argomento del live, o meglio della prima parte, perché la seconda parte è il mio noiosissimo sproloquio sui grafici, la decidete voi. Tra l'altro ho notato, cioè molti mi hanno detto, che è la parte che vi piace di più, la prima di Q&A, quindi mi piace veramente veramente tanto la cosa. Magari dedicheremo alcuni live soltanto alla parte di Q&A, perché anche a me piace molto, è molto interattiva, molto organica. Allora, vedo qualcuno che mi chiede: Luca, ma il Forex lo hai mollato? Guarda, in realtà la risposta è no. Non so se adesso, ho fatto un video ieri con Filippo Angeloni, non so se l'avete visto sul suo canale, andatelo a vedere. Abbiamo fatto una chiacchierata sul trading intraday, se il trading può essere visto come uno strumento, cioè se si può vivere di trading, un po' di domande interessanti e risposte non banali, vi preavviso insomma. E abbiamo parlato anche del mio cammino sul Forex, no? E sul trading intraday in generale. Il Forex l'avevo iniziato proprio per imparare il trading intraday. Per adesso l'ho messo in pausa per questioni di tempo, perché veramente adesso sto facendo 100.000 cose in parallelo, sto facendo una transizione abbastanza importante, cioè il lasciare completamente il lavoro, e una volta che avrò chiuso questa pagina e fatto questa transizione mi ci ributterò con focus, perché è una cosa che va fatta con focus, visto che è una cosa che devo imparare. Quindi mi raccomando, state sul pezzo, perché lo riprenderemo molto molto presto. Allora, nel frattempo, visto che vedo che siete già in un po', vi anticipo, l'avrete già letto di sicuro su Telegram e forse anche su Discord, l'ho spammato, che martedì, quindi salvatevi questo giorno, è importantissimo, martedì prossimo, esattamente qui, esattamente a quest'ora, circa verso le 6 diciamo, sarò live, sempre come al solito, con un ospite di eccezione, ovvero un signor BlockFi, che purtroppo non è la founder, che è una gran bella ragazza, lasciatemelo dire, ma mi ha dato il 2 di picche, mi ha rifiutato completamente, no scherzo, mi hanno propinato un uomo a me, però sono molto contento di averlo come ospite, al di là degli scherzi e delle battute, perché potrete bombardarlo di domande. So che molti di voi utilizzano BlockFi, io utilizzo BlockFi personalmente, ho già raccolto alcune delle vostre domande su Discord, alcune ce le ho aggiunte io, e finalmente le potrò fare direttamente a loro, che risponderanno in diretta. Ovviamente sarà un interview in inglese, quindi io col mio inglese iper mega maccheronico tradurrò in tempo reale le domande in inglese e le sue risposte in italiano. Sarà un casino incredibile, no, sto scherzando, un po' come con Seb di The Sandbox, non so se l'avete visto, il risultato mi era piaciuto e quindi ho detto riproviamoci. BlockFi so che appunto lo utilizzate in tanti, se avete qualche domanda, che ne so, sull'assicurazione, sulla gestione dei fondi, sui progetti futuri, già me ne avete fatte veramente veramente tante, è la vostra occasione per tirarle fuori. Martedì prossimo alle ore 18. Chi manca è veramente un holder che non ha rendita passiva, quindi non mancate, mi raccomando. Ripartiamo da zero, adesso andiamo a vedere le vostre domande. Ciao Luke, due domande. Esiste un token decentralizzato sull'oro? Cosa ne pensi ogni tanto di valutare i dati on-chain di BTC? Allora, token decentralizzato sull'oro, esiste un token, più di un token in realtà, legati al valore dell'oro, però ovviamente non si può definire decentralizzato perché è regolamentato, ok? D'altronde è difficile, adesso non so se Synthetix ha fatto il suo sintetico legato all'oro, forse sì, non vorrei dire una cavolata, però
Sinceramente, in ottica di holder, vista anche la possibilità di discostarsi dal prezzo del sottostante, io prediligo come token per investire sull'oro. Cioè, se il mio scopo è investire sull'oro con un token, con le comodità di un token, c'è Pax Gold, ok? Ci avevo dedicato anche un video, è emanato da Paxos, che tra l'altro ha un ruolo fondamentale nella partnership, cioè nella mission di PayPal di entrare nel mondo delle cripto, che è grazie a Paxos che ci entrerà, una partnership con Paxos, ed è appunto l'emittente del token Pax Gold. È un'azienda regolamentata negli Stati Uniti che fa servizi vari inerenti alle cripto, tra cui l'erogazione di una stablecoin che è Paxos e di Pax Gold, che è questa coin legata, questo token legato al prezzo dell'oro. Non è decentralizzato perché ovviamente è regolamentato ed erogato da questa Paxos, che è un'azienda. Ciao Luca, domanda da idiota. No, non cominciare così. Ah no, mi ero dimenticato, cosa ne pensi di valutare i dati on-chain? Guardi, io non sono un grande fan dei dati on-chain, credo che lascino un po' il tempo che trovano dal punto di vista operativo, però ogni tanto potremmo parlarne, giusto per scopo informativo, ecco. E riguardo un gold-backed coin su Tezos, qualcuno mi sta dicendo, Oro Pocket, non lo conosco, però ecco l'altro che vi ho citato è XAUT, si chiama, che è Tether Gold, ma non lo so, visto che c'è dietro Tether, che non è il massimo della trasparenza, tra i due ovviamente sceglierei, occhi chiusi, Pax Gold. Continuo. Ciao Luca, una domanda da idiota. Non esistono domande da idiota. Se uno fa domande, già per me non è un idiota. Perché le moving average cambiano a seconda del time frame scelto? Non dovrebbero rimanere sempre ferme e costanti dato il setup? Perché le medie mobili in sostanza sono ti vanno a mediare su n campioni, ok? Se tu prendi la media mobile esponenziale a 30 campioni, per esempio, il fatto che sia esponenziale, innanzitutto mi è scattato un alert, secondo me, non so se avete sentito anche voi, eccolo qua, è partito un alert, benissimo, benissimo. Ottimo, vedete che bello quando partono anche gli alert in diretta, è partito un fischio che mi ha perforato completamente un orecchio. Questo è uno dei bot che sto studiando e sto forward testando, così avete visto anche in diretta il fatto che sta partendo. In ogni caso, ritorniamo subito a noi. Le medie mobili esponenziali innanzitutto sono esponenziali perché pesano i campioni che vanno a mediare, dando un peso esponenzialmente maggiore agli ultimi, ok? Quindi se dovessimo fare un grafico di quanto peso hanno sulla media i vari campioni, immaginatevi un grafico esponenziale, per l'appunto, dove gli ultimi hanno un peso maggiore. Poi come funziona? Funziona che prendi n campioni, dove n è il periodo, se è la EMA 30 sono 30, e fai la media banalmente. Pesandoli sarebbe un trentesimo l'uno se fosse una media mobile semplice, pesandoli in maniera esponenziale se è esponenziale. Se tu lo prendi, la applichi sul time frame giornaliero, lei ti va a mediare i dati solitamente di default di chiusura delle candele, le ultime 30 degli ultimi 30 giorni. Se tu lo vai a mettere a applicare sulle 4 ore, te lo applicherà sul prezzo di chiusura di quelle candele di 4 ore, le ultime 30. Quindi la media mobile, se standard, diciamo, ti va a mediare su n campioni sul time frame scelto, banalmente. Funziona così. Eccoci sempre presente, grande, grande, grande. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, ciao Luca, ma ciao VeChain Holder, ben ritrovato. Buonasera a tutti, grande Castagna, il nostro vincitore della prima stagione di Shitcoin. Parentesi, parte la seconda stagione Shitcoin proprio col live di martedì. Shitcoin triple per tutti, quindi non mancate, per l'amor del cielo, non potete mancare. E vi dirò come trasporrò un po' di Shitcoin di chi già le ha anche appunto nella seconda stagione. Non ho intenzione di brasarle tutte, di resettare a zero, ma premiare insomma chi ne ha raccolte. Si lavora martedì, dai, alle 18, stare a casa, oppure prendi il tuo smartphone o il tablet, lo nascondi sotto la scrivania e ti ascolti le domande a BlockFi. Bitcoin sta dumpando in diretta, speriamo di no, perché poi mi date la colpa a me e della mia felpa rossa. No, mi raccomando, Bitcoin, stai buono. Tra l'altro, aspettate che vado a rivedere un attimo quell'alert che è scattato.
Era dunque questo. È un exit long. È quello del trailing stop, mi sa. Vabbè, vabbè, ne parleremo meglio quando ci aggiorneremo sulle strategie di trading automatico. Allora, andiamo avanti. Ciao Luca, stai seguendo ancora Reserve? Pensi sia realmente fattibile avere una moneta slegata dal dollaro e da altre valute fiat? E con fattibile intendo dire se le banche centrali e i governi, USA in particolare, lo permetteranno. Domanda molto molto interessante. Allora, io ti dico, il progetto è bello, è molto futuristico e non è una cosa dall'oggi al domani. Io sì, lo sto ancora seguendo perché mi piace, mi affascina, però come avevo già annunciato all'inizio, non ci investo perché è un progetto ancora in early stage e quindi estremamente speculativo. Detto questo, io lo seguo assolutamente perché nel mondo DeFi è uno dei progetti che più mi piace, per gli investitori che ci sono dietro, per la mission che hanno e per come si vogliono muovere. Vi ricordo che il discorso dello slegato dal dollaro è l'ultimo step perché all'inizio ovviamente è peggata al dollaro, poi sarà peggata a un paniere di stable coin che però rimarranno legate al dollaro e infine l'ultimo scopo di Reserve è slegarsi dal dollaro e rimanere a potere d'acquisto costante più o meno e questo ha lo scopo di incentivare di avvantaggiare di dare la possibilità ai paesi che vogliono fuggire dall'inflazione di avere appunto una riserva, come dice il nome, di valore. E quindi sì, è interessante come progetto e lo seguirò continuamente. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao, ciao Luca, ciao. Ciao Luca, buon venerdì e meno una settimana. Dici bene, meno una settimana, sono gasatissimo. Dopo BlockFi, prossimo ospite, Sisi. Chi lo sa, magari accetterà, non credo. Penso che Sisi abbia un minuto libero al giorno e forse lo usa per dormire, non lo so. Mi sembra uno che ha 100 milioni di cose da fare. Ciao Luca, giusto un saluto. Felice di averti dato l'abbonamento per il secondo mese. Guarda, io ti ringrazio veramente di cuore. Grazie a te e grazie a tutti coloro che si abbonano qui sul canale Twitch. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete fare l'abbonamento in maniera gratuita con Twitch Prime. Lo dovete solo rinnovare ogni mese, ma ripeto, è gratuito e mi fate un piccolissimo contributo che però è estremamente apprezzato perché mi fa sentire il calore della community. Poi, quando avrò tempo, farò anche qualche perk per gli abbonati, magari qualche emoji un po' carina, qualche cavolatina. Però voglio che rimanga il significato del fatto che mi volete solo sostenere, non che avrete contenuti premium o robe del genere che non è nel mio stile, lo sapete. Io voglio dare tutto a tutti senza prezzi, senza dover pagare niente. Informazione libera per tutti. Allora, che bella settimana, puoi dirlo forte. Ciao a tutti, ma ciao The Business Zen, che anche tu sei sempre presente. Buonasera a tutti, gasatissimi, grande. Luca, hai notato il dump che ha fatto stanotte Bend su Binance? Ho visto, ha praticamente dimezzato il suo prezzo per qualche secondo. Cosa ne pensi? Allora, Bend USDT però, se non erro, perché su BTC non l'ha fatto. Allora, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è questo. Dunque, allora andiamolo a vedere su un time frame più basso. Ecco, guardate che cosa è accaduto. In sostanza, quello che io penso sia accaduto, considerando i volumi e l'entità del dump e il fatto che è una shadow che è subito stata riassorbita, ci sono due possibilità principali. La prima è che c'erano talmente tanti stop loss da queste parti, magari di posizioni enormi, che a cascata si sono attivate l'una con l'altra. Cosa vuol dire? Allora, immaginatevi che pensate di essere alla candela precedente, ok? Del dump, e che sotto, che ne so, qui, qui, qui. E qui ci sono dei 4 stop loss, la semplifico ai massimi, non ci siamo ancora noi, siamo qui, ok? E ci sono 4 stop loss enormi da, che ne so, 30 milioni l'uno di ordini di acquisto che hanno lo stop loss qua. Allora, cosa succede? Qualcuno vende, qualcun altro pure, il prezzo scende e arriva a toccare il primo.
Svendita di 20 milioni a botta. Pam, cosa succede? Il prezzo scende di nuovo. Qua ci sono altri 20 milioni o più. Pam, il prezzo scende di nuovo. Altri 20 milioni o più. Pam, il prezzo scende di nuovo. Altri 20 milioni. Pam, un'altra mazzata a ribasso. Poi non ci sono più stop loss, finalmente, e chi fa arbitraggi, chi cerca di trovare queste inefficienze di mercato per guadagnare, perché ovviamente su Binance è rimasto questo dump che l'ha portato a $3.3. In Bitcoin non è accaduto, quindi c'era un'opportunità di arbitraggio enorme, pazzesca. Chi ha voluto fare arbitraggio ovviamente è andato subito a riempire il gap acquistando o comunque riportando il prezzo verso l'alto, e ha chiuso appunto il gap in maniera abbastanza rapida. Questa è un'inefficienza che a volte capita su mercati soprattutto illiquidi, perché se l'order book è poco pieno, c'è poca liquidità, chiaramente è più facile abbassarne il prezzo. Se che ne so, abbiamo detto 20 milioni di sell order, se l'order book tra i $5 e i $4 in liquidità 15 milioni, per dire, nell'order book, se uno fa un sell di 20 milioni di dollari lo svuota tutto, butta il prezzo a $4 e anche più in basso, perché si va a mangiare tutta la liquidità in domanda che si trova nell'order book, e quindi questo è altamente probabile che sia accaduto. L'altro caso più improbabile è che qualcuno, una balenottera, una megattera gigantesca, abbia fatto una svendita estremamente localizzata in questo punto, quindi abbia fatto un mega dampone con un market sell enorme. Allora, il volume è di $270,000, quindi vabbè, non sono 20 milioni ovviamente, e la cosa sinceramente mi sembra strana, perché Binance sull'order book di Band non mi aspetto che abbia così poca liquidità. Andiamo a dare un'occhiatina per curiosità. No, basic è troppo poco. Classic, così almeno vediamo l'order book. Fatemi dare un'occhiata. Band USDT. Allora, vediamo. Vedete che comunque, questo è 10. No, sì, ok. Questa è la somma. No, me ne fa vedere poco di order book. Però, per esempio, per portare il prezzo da 5.72 a 5.7, $14,000 ci vogliono. Quindi, facendo un sell, vedete SAM USDT, l'ultima riga, facendo un sell di questa entità si svuota tutto l'order book fin lì. Quindi non è proprio vuoto. Mi fa strano che sia bastato così poco per portare, vedete, il prezzo effettivamente a dimezzarsi. Comunque quello che è accaduto è questo, oserei dire. Sono inefficienze da mercati poco liquidi. Torniamo a noi. Intanto qua va giù. Oh, che te devo dire? Colpa mia, colpa della mia felpa rossa. Che ci devo fare io? Non lo so, però adesso non spaventa, guai a chi si spaventa, anche perché se non dampa mai, se non corregge mai, è male. Bisogna mettersi in testa che i movimenti parabolici sono malissimo, perché poi li paghiamo dopo con gli interessi. Quindi è molto meglio adesso vedere una bella correzione, una ripartenza, piuttosto che vedere una roba di questo tipo, perché poi ci va incontro un bear market più lungo. Quindi una crescita più organica è meglio, soprattutto in un periodo storico come questo, che ha tutti i presupposti per far nascere una bella bull run che sia duratura e sostenibile, mi raccomando. Allora, ciao Luca, sei un grande, ti seguo sempre, grazie mille. Cosa ne pensi del token MantraDAO? Allora, ne ho sentito parlare in realtà, però non l'ho mai studiato particolarmente, quindi non ti so rispondere purtroppo. Ho letto che c'erano un po' di, non lo so, qualcuno diceva che chi c'è dietro non è che si sia mosso proprio bene, abbia fatto qualcosa di losco, però non lo so, ti ripeto. Ciao a tutti, grande Giuseppe, ben ritrovato anche a te. Dopo potresti analizzare Yearn Finance? Ma certo che sì, che oggi ho visto che ha dato un colpetto di reni. Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao, ma ciao anche a voi. Buonasera Luca, sempre presente alle tue utilissime live, grazie davvero tanto. Mamma mia quanto ho imparato grazie a te dai tempi di Testa di Bronzo, mi fai commuovere così, mamma mia Testa di Bronzo, chissà come sta, ogni tanto lo vado giù a trovarlo. Grazie, ieri ad esempio mi sono iscritto a BlockFi con il tuo ref link e sfruttando la tattica di un amico della community ho spostato i circa $40 ottenuti con Coinbase Earn e adesso provo la piattaforma
piattaforma e mi becco il bonus. E direi che hai fatto solo bene, perché per chi non capisse di che cosa stiamo parlando, su BlockFi c'è una promo che non so se ho ancora salvato anche, sì, eccola, nella cronologia, una promo per i nuovi clienti che finisce il 31/10/2020. In realtà non vi sto più scillando il referral link, male, vedo che adesso qua vi sto scillando quello di quello di BlockFi, grande, lo sapevo che sono lo scillatore numero uno, temevo che di starvi scillando quello di Bybit, forse tutti e due, ma se un vero scillatore come me ve li scilla tutti e due, secondo me. Torniamo seri, basta, serietà. Allora, dicevamo che c'è ancora una settimana di tempo, perché termina il 31/10, per ottenere questo fantastico bonus su BlockFi, che è una piattaforma, immaginatevela come una banca a tutti gli effetti, che sui vostri depositi in cripto vi permette di ottenere una rendita passiva. È una piattaforma che non è un Ponzi, è una piattaforma nel suo contesto sicura, che non vuol dire sicura al 100%, che è un concetto che non esiste, ma per farvi capire, ha dietro tra gli investitori Fidelity, che è l'asset manager numero tra i numeri uno al mondo, Coinbase, Gemini, quindi insomma è licenziato negli Stati Uniti, è compliante, ha tutte le carte in regola. Ecco, come funziona? I nuovi clienti, e tra l'altro BlockFi, se avrete dubbi, domande, volete chiedergli qualcosa, c'è qualcosa che non vi torna, avete, lo potete fare martedì in live alle 18, che c'è un signor BlockFi che ci viene a trovare e ve lo do in pasto. Tornando alla promo, fino al 31/10 i nuovi clienti che non hanno mai utilizzato l'interest account, si chiama, che è questo conto dove si può tenere una rendita passiva svincolata senza obblighi né niente, possono avere un bonus che va da 25 a 275 dollari in base all'entità del primo deposito, ok? Qualcuno vedo che diceva che utilizza le cripto guadagnate con Coinbase Earn per convertirle, immagino, in Bitcoin o in stable e poi entrare nel Tier 1, che bastano soli 25 dollari da depositare su BlockFi se siete nuovi clienti e utilizzate il referral link che vi lascio, che è un link di invito. Depositando anche soli 25 dollari avrete 25 dollari di bonus. Il deposito deve rimanere fino al, allora dov'è qua, fino al 15 di gennaio, e il bonus vi verrà pagato il 15 gennaio stesso, ok? E nel frattempo ovviamente otterrete la rendita passiva sulle coin che avete depositato. Quindi se non avete ancora creato l'account su BlockFi ma siete interessati a provare la piattaforma, potrebbe essere indubbiamente un'occasione interessante. E bel trucchetto quello che ci avete condiviso. Salve a tutti gasatissimi di cripto, ma ciao anche a te, eccoci, buonasera grandissimo To The Moon, esatto, To The Moon, speriamo. Ciao Luca, che dici, sto BTC che sale così non è un po' un male? Non sarebbe bello se lateralizzasse un po'? Guarda, per adesso va benissimo, perché considera che tutto quel movimento di storno che ha fatto dai 12.000 ai... aspetta che torno al grafico. Tutto questo movimento, in sostanza, è stato un piccolo storno, quindi è stato ottimo. Immaginatevi se anziché fare questo storno avesse continuato a rialzo. Adesso ci sarebbero molte maggiori probabilità di una correzione più marcata. Al contrario, si è comportato da manuale, perché lui ha fatto un costrutto di top locale, adesso poi ne parliamo meglio quando analizziamo il grafico, poi ha stornato un po' lateralizzando fin qua e pescando liquidità, guardate, dal pool di domanda determinato dai vecchi top, e poi è ripartito recuperando il range, fermandosi un attimino e rompendo le resistenze. Quindi questo è un movimento organico veramente bello, se continua così a me piace un sacco, perché non è un movimento parabolico, ok? Un movimento parabolico, per capirci, l'esempio che ormai di cui ormai abuso è questo è un movimento parabolico non sostenibile, che poi ti corregge per 6.000 anni. Questo invece è tutta un'altra cosa, vedete?
comunque un movimento che alterna fasi di risalita a fasi di discesa. Ci sono stati degli estremi come questo dovuti anche al periodo storico e a quant'altro, ma è organico, è un movimento organico. Bravo Bitcoin, continua così. Allora, torniamo a noi. Ciao Luke, potresti aiutarmi ad analizzare una cosa strana? Stavo vedendo un exchange, si chiama BigoGo, per esempio sulla coppia Ether USDT a poco volume, ma gli ordini che vanno nel market history non li vedo passare nell'order book. Come mai? Allora, già BigoGo, secondo me, adesso non lo conosco, però bello, bello, è fatto bene il sito, devo dire. È questo, guarda, non lo so, non vorrei dire una castroneria, ma io personalmente questo BitGoGo smetterei di utilizzarlo, ok? Facciamo così, perché non mi sembra particolarmente particolarmente sul pezzo. Lasciamo stare BitGoGo, no, a parte gli scherzi, gli exchange, già usare un exchange ci mettiamo nelle mani di terzi, quindi ci dobbiamo fidare ciecamente della piattaforma. Quindi già appunto i massimalisti direbbero non usate gli exchange, cioè se volete holdare bitcoin, detenerli e tutto quanto, non lasciateli sugli exchange perché non sono più vostri, ma in particolare anche se volete fare trading non metteteli su exchange senza senso, ok? Quindi bisogna concentrarsi su quei pochi affidabili. C'è Binance, ci sono per fare i passaggi crypto fiat, ce n'è tantissimi, anche italiani, c'è The Rock, c'è Conio, ce ne sono veramente tanti affidabili, e quindi io mi limiterei a utilizzare quelli che almeno le nostre coin sono in mano a persone affidabili, ecco, a piattaforme affidabili. Continuiamo, live attesissimo, super atteso, grazie, mi gasate veramente tanto. No Luke, perché vestite di rosso oggi, male male. No, sto facendo dumpare bitcoin, no, adesso mi date la colpa veramente. Ciao Luca, in merito ai dual savings, ha senso shortare BTC nel caso in cui il prezzo scendesse oltre il break even e longare BTC nel caso in cui salisse oltre lo strike price con stop loss al 2%? Può essere una strategia a basso rischio e rendimento variabile? Bellissima idea, infatti ero fin tentato di parlarne. Bisognerebbe andare a riprendere i grafici di profit and loss e andare a vedere, aggiungendo ai casi appunto di strike price superato oppure di strike price cioè di superato al rialzo o al ribasso, nel senso, e vedere come una posizione su un future oppure spot anche, perché no, potrebbe andare a influenzare il rendimento, la curva di profitto e perdita di questa posizione. Ti dico già che è una cosa intelligente secondo me, perché è un edge in piena regola, nel senso che tu sfrutti il rendimento che ti viene dato dal dual saving e poi vai appunto a compensare le due code, che sono i casi peggiori, perché da un lato hai una mancata opportunità, cioè bitcoin pompa, tu vieni pagato in bitcoin ma fisso, cioè scusa, in stablecoin ma fisso, e dall'altra parte invece hai la coda negativa, cioè vieni pagato in bitcoin ma se bitcoin comunque dumpa tu comunque stai perdendo in controvalore USDT. Quindi riuscendo a compensare queste due code con appunto uno short da una parte e un long dall'altra, potrebbe essere un'ottima posizione, e bisogna vedere poi se ne vale la pena, però potremmo parlarne perché è veramente interessante. Ciao, mia prima live, ma benvenuto allora Bruno, benvenuto, spero che ti troverai bene, se hai domande falle, e spero di rivederti in futuro. Ciao Luca, ma lo staking di DOT riapre domani o ormai è esaurito del tutto? Su Binance intendi? Allora, se non erro dovrebbe esserci il flexible staking aperto, fammi vedere un attimino, che non voglio dirti cavolate. Allora, eccolo qua, il flexible savings è aperto, potete utilizzarlo tranquillamente, mentre non so se c'è un locked, forse no, activities, forse intendevi questo, activities,
Perché, come avevamo detto, non so se ci avevi seguito quando ho parlato un po' delle rendite passive su Binance in un video, avevo parlato della differenza tra le diverse rendite, di come mai magari l'APY che vedi è diverso. In sostanza, queste activities sono attività una tantum, quindi quando saltano fuori devi approfittarne, altrimenti poi scadono e non puoi più utilizzarle fino a che non esce un'altra. Al contrario, i flexible savings, e ovviamente attenzione, altra cosa, ad esempio questa activity di Polkadot, che forse è quella che dicevi tu, è vincolata per 14 giorni, ok? Mentre i flexible savings, al contrario, sono flexible, quindi senza vincoli, però hanno un APY più basso. Però di contro tu puoi tranquillamente entrare e uscire quando vuoi, senza dover beccare il momento giusto. Quindi, rispondendo alla tua domanda, il flexible è ancora disponibile, mentre l'activity è terminata e c'è da aspettare la prossima. Torniamo a noi. In effetti sono un po' daltonico. No, vabbè, ma in realtà è più, cioè, se devi dire che tende a un colore, di sicuro è il rosso. Va bene anche se pompa il giorno dopo, direi. Scillo forte, occhio a PayPal, HBAR dopo l'uscita da Libra. Che cosa ci stai scillando? Qua sento odore di qualcosa di interessante. Binance ha aggiunto le opzioni anche sui volumi. Mi immagino altre fregature. Non le ho ancora guardate, sai, mamma mia, ci mancavano queste. Se devi fare la carta prima del 2 novembre, le carte andranno ad aumentare, la rossa andrà da 1000 a 2005. Bravo Andrea, infatti qua mi stai anticipando uno dei temi di oggi che andiamo ad affrontare, allora, ovvero il cambiamento dei requisiti di staking di Crypto.com. Crypto.com sta affrontando un periodo storico che è interessante, perché il prezzo del token non se la sta vedendo bella. Ok. CRO USDT. Vedete, cioè sta scendendo parecchio. È arrivato a perdere dalla zona di top il quasi 50%. E sicuramente chi ha magari messo in staking i propri CRO in questa zona, per la carta non è molto contento, di sicuro, cioè sicuramente è contento dei benefit che la carta dà, perché la carta CRO di Crypto.com è sempre il top, motivo per cui gli sto facendo la corte da un po' di tempo e forse è arrivato il momento di farmi avanti. Il discorso è questo, allora, hanno fatto delle modifiche alle loro politiche di tokenomics senza troppa comunicazione, è vero, questo è una cosa di cui da considerare, che effettivamente potevano forse gestire meglio, non lo so, sicuramente hanno avuto i loro motivi. Però adesso, ecco, stanno cercando di generare domanda, altra domanda per il token CRO, che è quello che un po' sta alla base, no, dell'ecosistema di Crypto.com. Loro non possono permettersi più di tanto che il token crolli di valore, cioè devono far sì che il token rimanga comunque apprezzato e che rimanga appetibile per i clienti, perché altrimenti c'è il rischio che ovviamente i clienti vadano persi, perché se per essere cliente di un certo tipo tu devi vincolare i tuoi CRO, chiaramente tu devi trovarti, ti trovi davanti ad una scelta, ovvero tieni i tuoi CRO e sopporti una perdita e rimani cliente con i privilegi che hai, oppure perdi la clientela, cioè il rapporto con Crypto.com e i benefici che hai a favore del poter vendere il token. Ovviamente Crypto.com deve far sì che avvenga la prima delle due scelte, perché altrimenti perde clienti e perde valore del il token, è un lose-lose per loro, è veramente una situazione difficile. E allora adesso la stanno cercando di affrontare in diversi modi, magari ne parleremo in un video dedicato, uno dei quali è la modifica dei requisiti di staking per la carta, che aumenterà di 2,5 volte, perché vedo che la Ruby Steel passa 2005 da 1000, la Jade e la Indigo, cioè la verde e la viola, a 25.000 da 10.000, la Icy White Frosted Rose 250k e 2,5M per la Black, e sti gran cavoli. In sostanza, questo cosa... Perché? Perché l'hanno fatto? Per dire, allora, dato che ovviamente
Se uno, un cliente loro, decide di smettere di svincolare i CRO, poi li può rivincolare, però alle nuove condizioni, e quindi ci perde. Quindi in sostanza sta dicendo: se siete già clienti, non svincolateli. Se non siete clienti, questa è la vostra ultima occasione di diventarlo con dei tassi vantaggiosi, perché questi nuovi tassi di staking diventeranno effettivi il 2 di novembre, ok? Quindi fino al 2 di novembre rimangono in vigore quelli vecchi, e addirittura non c'è la fee di cambio carta, quindi la mia Barbon Blue potrei farmi mandare un Icy White, che è quella a cui sto facendo la corte, senza pagare i 50 euro di spesa di sostituzione. E la cosa non mi dispiace, perché insomma sarebbero veramente buttati via, senza senso quei 50 euro lì di fee, lo ammetto, lo dico. E perché ci sto un po' facendo la corte? Perché vabbè, questo non cambia nulla su Crypto.com, che la reputo comunque una piattaforma, cioè un'azienda forte, ormai è un leader del settore, è una piattaforma che contiene un po' tutto quello che deve contenere, è un ecosistema a sé, ha veramente tantissimi clienti, quindi non mi aspetto sicuramente che chiuda o che fallisca o niente del genere, nonostante il panico sul token. E quindi sicuramente è un buon momento, visto appunto il prezzo del token in calo, per approfittare A, dei vantaggi che stanno per scadere per la carta, e B, perché no, di grattare qualcuno dei token, cioè di fare una piccola riserva del token. Riserva poi anche forzata, se vogliamo, perché per 6 mesi dovrei vincolarlo, ma non mi creerebbe problemi farlo dopo un ritracciamento del genere, che comunque si trova adesso più o meno a metà strada tra il minimo e il massimo, quindi non è neanche malaccio come livello di prezzo medio di accumulo. Purtroppo sarebbe appunto un'eventuale accumulazione non troppo distribuibile nel tempo, visto che il 2 novembre scade tutto, e dovrei quindi farla in maniera un po' frettolosa. Devo ancora decidere se farlo o no. Ammetto che sono più per il sì, perché mi fa una gola quella carta lì, che non avete veramente idea. Ci penserò in questi giorni, in questo periodo, e vi darò il mio responso poi su Telegram e vi spiegherò anche il perché. In ogni caso, ripeto, questi cambiamenti sono un urlo da parte di Crypto.com ai clienti di dire: non mollate, rimanete nostri clienti, e di generare domanda ovviamente per il token, che è la cosa che devono fare assolutamente per massimizzare poi la profittabilità della piattaforma, per loro ovviamente che l'hanno creata e ci guadagnano, e anche per i clienti stessi, perché se si basa molto sul valore di CRO, è veramente il cuore quello, la tokenomics va tenuta più viva che mai. E quindi niente, dai, ci aggiorneremo in futuro su questa cosa. Vi dico che mi sta facendo una gola che non avete proprio idea. Vediamo. Voi cosa mi consigliate a proposito? Voi cosa fareste al mio posto? No, immaginatevi una persona che non ha mai avuto un CRO in vita sua, che sono io, e che ha la sua bellissima Barbon Blue, ma ha veramente un'invidia per coloro che hanno quelle carte un po' più fighe. Voglio avercela anch'io a tutti i costi. E quindi vediamo. Oggi il video mi si blocca, cazzarola, devo tenere solo l'audio. Mi dispiace molto, ma anche oggi sicuramente Twitch ha deciso, esatto, di tenere solo la risoluzione nativa. Il calo del prezzo del token di Crypto.com secondo me non è assolutamente giustificato. Una carta con quei benefit non si trova altrove, vero. Era chiaro che i vecchi tassi erano solo una campagna di marketing e non potevano durare per sempre. Vero anche questo, effettivamente erano molto interessanti. Poi ovviamente dipende da quanto vale il token, perché se il token ovviamente dovesse raddoppiare di prezzo, 2 milioni e mezzo di CRO diventerebbero, cioè veramente un adesso $250,000 vincolati per una carta, forse magari è un pelino eccessivo, però ai tassi di adesso vi dico è veramente interessante, considerando i benefit, i rimborsi che vengono dati, il cashback, insomma si riesce anche a tollerare abbastanza bene un ulteriore calo del token CRO. Secondo me, io oggi con 815 euro ho fatto la Indigo, esatto, è un'ottima cifra.
cifra, poi non è una spesa, cioè è un vincolo, quindi poi eventualmente dopo 6 mesi li si recupera. Ragazzi, più o meno quanto ci mette BlockFi ad approvare l'account? Con me ci ha messo meno di un'ora, di solito è veramente veloce. Io ho la Ruby e mi trovo benissimo, oltre al cashback hai anche degli sconti, ho cashback maggiori su alcuni negozi fisici, tra cui anche supermercati, ma dai. Finora poi il top up con carta di credito sono gratis, esatto, poi è molto molto comodo, molto comodo. Allora, 250k su BlockFi li metti in USDC, ti conviene di più, sì, effettivamente una cifra così alta non lo farei, lo ammetto, sono completamente d'accordo con te. Notizia di oggi, CDC, ok, eccolo, qualcuno me lo dice, me lo suggerisce, se devi farti l'upgrade fallo ora. PS, ti ho mandato una mail con un progetto crypto, sappiami dire. Bravo, ti leggo assolutamente, sono un po' indietro con le mail ma adesso recupero. Ciao Luca, ma lo staking di DOT, ok, l'abbiamo già letta. Luke, mi aspetto un bel programma su quello che vorrai fare ora che sarai 100% crypto. Devo innanzitutto capirlo anch'io, però ve lo condividerò assolutamente. Cosa ne pensi della sintetizzazione, se così si può dire, di BTC con tutti questi servizi simil PayPal? Obiettivamente, se si desse un servizio come quello di Hype sarebbe molto più bullish come cosa. Bravo, bella domanda, e hai anticipato un altro tema di oggi, ovvero l'entrare a gamba tesa da parte di PayPal nel mondo delle cripto, che così fulmine a ciel sereno è arrivato. In realtà era da un po' che si anticipava la cosa, se ne parlava da tempo, c'erano rumors che erano trapelati da mesi. Però l'ufficializzazione ovviamente fa tutto un altro effetto, cioè arriva PayPal che ti twitta, lanciamo i servizi sulle cripto e via, perdi la testa completamente. Io sono impazzito, l'ho spammata a tutti, gente a caso anche, e in sostanza PayPal ha detto che grazie alla partnership appunto con la Paxos Trust Company, ok, Paxos banalmente, quella di cui vi parlavo prima, che è un provider di prodotti e servizi cripto regolamentato, Pax Gold, Paxos, la custodia, tutti i servizi di quel tipo lì, vuole mettersi dentro appunto al mondo delle cripto. Il punto interrogativo è come, in che modo. Allora, innanzitutto il modo sarà circoscritto all'inizio alla loro applicazione, ovvero non sarà un wallet del tipo che tu ti puoi inviare i bitcoin lì per venderli su PayPal, oppure li acquisti su PayPal e te li mandi sul Ledger o li mandi su un exchange. No, all'inizio è circoscritto a PayPal. Però devo capire ancora se effettivamente acquisterai bitcoin o acquisterai dei bitcoin sintetici, ovvero non dei bitcoin fisici ma solo il loro controvalore per specularci sopra, perché ad esempio su Revolut quello che accade è che tu puoi, ti dice sì, acquista e vendi cripto, però cosa ci fai? Niente, le acquisti e le vendi e basta, e quindi fondamentalmente è un prodotto sintetico, come se fosse un derivato, un future, un CFD, una roba di quel tipo lì. Non hai bitcoin nel wallet, tu hai il controvalore valore che sale o scende, utile per speculare, inutile per tutti gli altri scopi. Con PayPal la cosa già cambia un po', perché in realtà c'è il discorso dei merchant, ovvero i commercianti che accettano PayPal e verrebbero, anche se indirettamente, esposti alle cripto, perché chiaramente sì, tu li paghi con PayPal, ma non è che dici ti sto pagando in bitcoin, loro sanno che li stai pagando con PayPal. Poi sì, se si vuol fare i permabull si può dire ok, ma allora li stai pagando in bitcoin. Sì, ma loro non lo sanno, non lo sapranno e non gliene frega minimamente niente. È ottimo, se io potessi andare a prendere i bitcoin, dov'è? Mi è sparito il ledger, no? Speriamo di no. I bitcoin dal mio ledger, mandarli su PayPal e pagarci l'assicurazione dell'auto e pagarci un ordine su un e-commerce, ok? Sarei la persona più felice del mondo. Però al momento pagare in bitcoin su PayPal significa che io mando $1,000, perché all'inizio è disponibile solo in USA, a PayPal, li cambio in bitcoin e poi compro in bitcoin, allora faccio prima comprare in dollari. È vero che uno può dire ok, se tu vuoi investire in bitcoin, esporti alle variazioni di prezzo di bitcoin, tu mandi
i tuoi dollari a PayPal anziché metterli su The Rock Trading e comprare Bitcoin lì e metterteli su Ledger, tu li mandi su PayPal, ti compri Bitcoin su PayPal, te li tieni lì, il prezzo cresce o cala e poi li usi per comprare qualora necessario. È vero, però capite che rimane ancora una cosa circoscritta, che è bella ma fino a un certo punto, cioè m'ha gasato tanto, perché comunque una notizia così ha scosso molto anche al di fuori della criptosfera. Se voi guardate su Twitter ha qualcosa come 20.000 retweet, è veramente, ha fatto un giro pazzesco, e la cosa mi piace perché dà comunque un senso di legittimità al mondo delle cripto, che ne hanno veramente veramente bisogno. Però ecco, è ancora una cosa sintetica. La cosa che mi piace però, perché ho approfondito un po' e ho letto che PayPal vorrebbe acquisire BitGo, la società BitGo, che non so se avete presente di che cosa si tratta. In sostanza è una società che offre servizi di custody, quindi di stoccaggio di Bitcoin. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi si affida a BitGo, ad esempio, lo fa Nexo, lo fa BlockFi, insomma hanno le loro hanno come provider di custodia BitGo tra i vari, e i cold wallet di BitGo, nei cold wallet di BitGo alloggiano i Bitcoin della piattaforma. E BitGo offre una garanzia sulla custodia, del tipo se li perdo io rispondo dei danni. Questo è un po' il servizio di custodia. E quindi questo implica una custodia di Bitcoin. Capite qual è il discorso? Quindi vuol dire che dei Bitcoin fisici sotto ci dovrebbero essere. E la cosa mi piacerebbe già di più. Allora, io sono curiosissimo di vedere come evolve questa storia qua, perché se si abbattessero le barriere da PayPal, non potete capire quanto mi gaserei, cioè veramente andrei fuori di testa, speriamo. Intanto godiamoci la bontà della notizia e l'impatto che ha avuto comunque sul mondo, perché è uscita ovunque, in qualsiasi sito, quotidiano o blog di finanza si è letta questa cosa. Oh, finalmente una cosa buona sulle cripto, ce la meritiamo. Torniamo a noi, andiamo avanti. Cosa dici di Aave? Continuerà a scendere? Bella domanda. Vediamo un po' cosa ci combina Aave, che tra l'altro ha fatto, da quando ha fatto la migrazione, io ho tolto il grafico dalla watchlist. Allora, sta correggendo per bene. Questo è il grafico. Ah, che bello, hanno importato anche lo storico. Sta correggendo per bene, addirittura ha fatto un gap. Bravo Aave. Sarà il giorno della migrazione? 12-19, la settimana della migrazione, ecco perché c'è il gap. E che dire, è in correzione notevole, quindi attenzione, molta attenzione. Progetto ottimo, è uno dei pilastri. È ripartito, enter long, attenzione. Qua stiamo seguendo in diretta il mio bot, è il famoso bot dell'RSI2, non so se avete presente. E una versione, vi avevo detto che ci sto lavoricchiando un po' su, e bene, vediamo come va. Dunque, dicevo, Aave così, al momento di certo non è appetibile. Andiamo avanti, tra poco commentiamo per bene i grafici, eh? Allora. Dove siamo? Ho perso tutto. Allora, ecco, Luca. Ciao Luca, è durissima seguire il live da mezzanotte all'1:30, però ci sono. Dove sei? Hai visto che CROD a stakeare dopo il 2 novembre cresceranno di tantissimo? Speriamo che CROD dia il segnale di acquisto very soon. esatto, io volevo aspettare un minimo di costrutto di bottom prima di acquistarlo per fare la card, e però mi sa che mi stanno forzando la mano. Inoltre, con questo pump ho ridotto la mia scorta di BTC al 33%. Non so se continuare con microvendite, se dovesse aumentare oppure resistere. Non vorrei perdere il treno. E che dire? Io ripeto, un buon approccio, secondo me, è sempre quello di andare a dare una percentuale di allocazione di Bitcoin al portafoglio e mantenere quella, così se sale tu vendi una parte, se scende tu acquisti una parte, e ti tieni sempre quell'allocazione predefinita senza impazzire, dire ma quanto vendo, quanto fraziono, perderò il treno. Ovviamente l'allocazione, la percentuale va predefinita in base alla propria propensione al rischio e tutta una serie di caratteristiche. Ambulanza, un'altra ambulanza. Beh, magari ogni ambulanza
zampa, speriamo di no. Finalmente riesco a seguire in diretta un'altra live. Ma ciao, grande Crypto Squalo. Non ci sbranare tutti. Come va dichiarato il guadagno su BlockFi? Solo sul rientro in euro o anche sulla rendita mensile? Che dire, è una domanda molto complicata, perché in teoria sul rientro in euro dovresti dichiarare le plusvalenze complessive, cioè dall'inizio alla fine, tu da quando entri a quando esci, tutto quello che c'è stato in mezzo è plusvalenza e tu dichiari quindi e tassi quello. Sul discorso del tassare, che se tu depositi su BlockFi Bitcoin, tassare quelli ha meno senso, perché in teoria sarebbe una plusvalenza che ha come unità di misura Bitcoin, e se quindi poi Bitcoin nel momento è dumpato di prezzo non è una reale plusvalenza in euro. Cioè la plusvalenza, per quanto mi riguarda, in euro vale, o in stable nel caso sia dollaro o simili. Ciao Luca, pareri sulla carta Wirex e sul suo token? La Wirex ho visto che sta buttando fuori delle cose curiose, tipo che toglie la fee mensile, finalmente, oserei dire, una roba veramente anni 50, la fee mensile, e passa Mastercard, non lo so, sono curioso di vedere cosa ci combina. Martedì alla live, the pennies on the table, esatto, sarà quello il livello più o meno. Dunque ragazzi, io adesso BlockFi puoi chiedere per la denuncia dei redditi come fare, non ci sono fogli da dare al commercialista, guarda, quadro RW come investimenti all'estero. È possibile chiedere a BlockFi per le dichiarazioni dei redditi che facciano dei fogli scaricabili? Ma guarda, potrebbe essere un'idea, un report, però considera che poi ogni stato ce li ha a modo suo. Luca, puoi dare un occhio a bcstats.net, vediamo che cos'è, bcstats.net, non so, no, ma che bello! Aspetta, ve lo devo far vedere. Io di solito quando mi dite qualcosa io vado prima a vedere su una finestra privata per vedere se mi state spammando una cosa improponibile o no. Questo ve lo faccio vedere. Gabr, sei il numero uno. Ehi tu, gasato ai massimi, visto che hai lasciato il tanto ambito contratto indeterminato ed un allettante stipendio in valuta fiat, noi della community ti abbiamo fatto un piccolo regalo da holdare per poterti comprare una Lambo to the moon. Vediamo cosa succede. Non ci posso credere. Che cos'è, un falso giveaway? Ragazzi, io ve lo giuro che questo non è organizzato, è una diretta questa, io non sapevo niente di tutto questo, siete dei pazzi furiosi. Questa è una sorta di falso giveaway, immagino, 100.000 shitcoin giveaway has started. No, io ho paura di come può finire tutto questo, adesso mi bannano il video di YouTube, bellissimo, tu mandi 3 o 10 shitcoin e te ne ridanno 30, il giveaway in piena regola, non fatelo, mi raccomando, non mandate niente a questo address, scan QR code, no, abbiamo davvero qualcosa per te, vediamo. Scherzi a parte, volevamo che tu avessi questo. Wow, ma che spettacolo. No, sono senza parole. Cioè, il dominio INS, l'Ethereum Name Service, e l'NFT del logo. No, ragazzi, io no, sono senza parole. Cash, Gabr, Liquidator, Mattia Lapac, Max Hammer, Sberge, grande Simone anche tu, Sinuoso Unico, ma ragazzi io vi amo, siete i numeri, cioè avete fatto una roba incredibile, ma non so veramente che adesso questa parte di video la taglio, perché cioè boh, merita di esistere a sé, cioè non so, state vedendo che cos'è successo, cioè ma che cosa assurda è? È una cosa fantastica, cioè l'avete fatto voi, io vi giuro non sapevo niente, guardate la mia faccia, io non so nemmeno più che cosa dire, sto balbettando, è un regalo da parte della community e cioè, io vi amo, non ho veramente niente da aggiungere, è geniale, è una cosa geniale, non c'è più niente in fondo, cosa c'è? C'è dell'altro? No. Avevo paura. Fantastico, ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto. Adesso vi contatto su Discord per i dettagli tecnici, così mi prendo il mio NFT e il mio dominio. Grandi, grazie ancora, veramente.
Bellissimo, ma poi sto, il giveaway, cioè, questa immagine, questa adesso la screenshotto e la pubblico dappertutto. Questo chi è? Testa di bronzo? Non ci credo, non ci voglio, cioè siete geniali, geniali, incredibile. Non ho più parole, non ho veramente più parole, guarda, incredibile, incredibile. E bellissimo pensiero, grandi ragazzi. E Luca se lo merita alla grande. Applausi a chi ha ideato tutto questo. No, è veramente geniale. È geniale, assolutamente geniale. Grazie di nuovo e che dire? Grazie, basta, tutto qua. Non ho altro da dire, non so cosa dire. Vi contatterò anche per ringraziarvi di persona. Siete i numeri uno. E adesso che mi avete gasato così tanto, The Crypto Giveaway, gasato ai massimi, sono io, andiamo a vedere un po' di grafici. Cosa ne dite? Sarei rimasto tutta la sera a guardarlo, però insomma. Non so già più cosa dire, basta, mi emoziono. Ragazzi, grafici time. Partiamo da Bitcoin. Bitcoin che ci sta pompando alla grande e sta tirando un piccolo freno oggi, ok? Quindi oggi c'è il primo segno di rallentamento di questo pump mostruoso che c'è stato. Che cos'è successo? Allora, ve l'ho detto, la notiziona di PayPal è andata a sparare questa candelozza verde che ha bucato tutte le resistenze rimaste. Il bello è che martedì, se vi ricordate, vi ho detto, ma qua ci sono talmente tante resistenze. Una, due, tre. 4. Vi avevo pure fatto lo sproloquio, no, delle cose puntiformi che sono significative, la liquidità in offerta, bla 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 bla. Ho detto, ma fosse impossibile che le vada a bucare tutte in una volta sola. E lui cosa ci fa? Bam, beccati questo. Hai detto che non potevo farlo? Non dirlo mai più. Ha bucato tutto, ha conquistato tutto questo pool di liquidità in offerta e la cosa è estremamente bullish e poi ci è rimasto sopra. Ok, quindi ha confermato ieri e oggi un piccolo storno che però non toglie nulla ovviamente al movimento. Come si configura tutto questo? Allora, innanzitutto come higher high, perché se ci fate caso, questo era il precedente high, perché prima di esso c'era tutta quest'area. Ok, poi vabbè, volendo c'è questa zona qua, ma è storica. Rimanendo più sul recente, abbiamo questi high, questo higher high e adesso un ulteriore higher high. Quindi il macro continua, il macro bullish, grandissimo, alla grande, fantastico. E quindi, una volta visto questo, confermato il macro bullish, andiamo a vedere un po' come si può andare a seguire questa nuova tendenza, dove sono i livelli chiave nuovi, che in realtà non sono neanche nuovi, perché quelli che prima erano resistenze, adesso diventano dei supporti. Fondamentalmente, tutto quel pool di liquidità in offerta adesso diventa in domanda, quindi diventa un gigapool che si va a porre in questa zona qua, ok? Quindi in sostanza tutta questa zona diventa una giga entry area al momento, perché è assolutamente auspicabile un bel retest di questa zona qua prima di una continuazione rialzista. Retest che sia o un flash retest oppure anche lento che ci muoviamo un po' dentro e poi ripartiamo. Però ovviamente deve essere, cioè c'è da pescare un po' di liquidità da qua se vogliamo fare il retest. Altrimenti ci potrebbe essere la fase di lateralità e prosecuzione fulminea, però è ancora presto per agire in maniera anticipatrice su uno scenario del genere, perché ci può stare qualora si dovesse verificare un costruttino tipo questo, per capirci, cioè se adesso dovessimo andare a lateralizzare un po', fare un triangolo, una cosa di questo tipo, allora ci starebbe dire, che ne so, abbiamo una triangolazione, dire boh, entro qua con stop loss qua sotto in maniera anticipatrice, anticipando appunto il breakout, perché come è una piccola lateralizzazione in un quadro macro dopo una rottura di una resistenza fondamentale e così via. Però ovviamente adesso è presto. Adesso l'unico modo secondo me sensato di agire è di andare a prendere la zona di liquidità qua dentro.
e usarla come possibile retest area, quindi o aspettare che ci arrivi a vedere i segni di domanda, oppure volendo anticipare la cosa andando a distribuire già degli entry in questa zona. In tal caso bisogna definire uno scenario invalidante, che sarebbe in sostanza la perdita del break, quindi potrebbe essere, tenendo anche discretamente largo lo stop loss, la perdita degli 11.003, che sono la base da cui è nato l'impulso stesso. E basta, quindi questo è uno scenario entry spalmato qua dentro, stop loss qua sotto. Altrimenti c'è anche uno scenario più accumulativo, che però non so quanto senso avrebbe, ovvero di andare a espandere la entry area portandola fino a questa zona con lo stop loss sotto ai 10.500. Però personalmente non mi piacerebbe molto, perché vedere assorbito tutto un impulso, in particolare apicale, cioè l'ultimo impulso del movimento rialzista, no, è una cosa che non mi piace mai, quindi no, non, per me questo è no. Io la posizione speculativa più allettante che vedo è quella di ingresso appunto in questa area con stop loss sotto all'origine dell'ultimo impulso, per anticipare appunto un higher high e via così. E questo è quanto in realtà, perché è tutto estremamente bullish. Vi faccio vedere, vi do anche un bel teaser del grafico mensile, che è una cosa spaziale, cioè guardate che spettacolo il grafico mensile. In verde avevamo definito un po' i cicli, se così li vogliamo chiamare, andiamoci ad aggiungere l'ultimo che termina qui, ok? Ogni linea verde è un ciclo, quindi di rialzo, ribasso, rialzo, ribasso, rialzo è l'ultimo chiaramente. E guardate che meraviglia, che cosa accade? Accade che abbiamo avuto questo mega triangolo, vi ricordate? Ne abbiamo parlato una vita fa. Abbiamo avuto il breakout dal mega triangolo, chiaramente, e soprattutto se guardiamo la struttura è quasi da manuale, perché partendo dal breakout stesso, quindi aprile, maggio, giugno fa un clusterino intermedio qua sotto con pesca di liquidità da questo pool, che già vediamo che è importante perché 1, 2, 3 e 4, ok, hanno pescato da lì. Breakout papapam, ok, luglio importantissimo, perché traccia un higher high rispetto a questo e quindi è il primo segno importante a questo e a questo supporto, questa resistenza 9.500 e 10.008 sono state rotte entrambe dalla stessa candela. Poi che accade? C'è una candela discretamente insulsa in agosto. Settembre, mese chiave, perché andiamo a correggere, andiamo a bucare, a perdere temporaneamente l'high riconquistato e andiamo a pescare liquidità sempre da questo famigerato pool, che però la domanda respinge fino a farla chiudere sul supporto. Questo è un resistance to support flip da manuale, perché abbiamo la liquidità, il break e il retest e la chiusura sopra. E poi ottobre, adesso dobbiamo ancora vedere come chiuderà, ma potrebbe veramente far numeri incredibili in base a come si muove in questi ultimi giorni. Innanzitutto ha fatto un higher high rispetto a questo e rispetto a questo, quindi non ha perso niente, ha dato follow up di domanda alla pesca dalla liquidità. E soprattutto quello che potrebbe fare, cioè se lo facesse fuori di testa proprio, sarebbe andare a chiudere sopra i 13.900, che è questo livello di resistenza, che è il massimo storico assoluto della chiusura mensile. Cioè sto parlando di dicembre 2017. Chiudere sopra vuol dire fare l'all time high su time frame mensile in chiusura. Cioè, non so se mi spiego, è veramente un momento epico, sarebbe epico e da festeggiare assolutamente. In ogni caso, anche se dovesse chiudere dove si trova oggi, sarebbe al numero 2 di posizione storica di chiusura mensile, quindi il macro è di un bullish che fa luce, ok, è incredibile. Non è da me fare il bull boy, per usare una marca di scarpe, no, fare il moon boy volevo dire, però che dire, è veramente bullish, ok, quindi questo è quanto su Bitcoin. Poi ho chiuso le mie posizioni in alt, in BNB l'ho chiusa oggi stesso,
perché ha rotto a ribasso questa zona. È vero, non ha fatto un lower low, però è la mia posizione speculativa, attenzione, non l'hold, che rimane invariato. Il fatto che ha fatto un doppio top molto forte con tanta liquidità in offerta, ha rotto questo low, ha rotto questa zona di domanda e ci ha attinto un paio di volte, io ho detto vabbè, esco qui perché sono in buon profitto, perché la posizione l'avevo aperta in questa zona qua, ok, 0.0018 5, e allora ho detto chiudiamola prima di rovinarla ulteriormente ed eventualmente la riaprirò in futuro nel caso ad esempio di reclaim degli 0.0027 di questo livello qua, tac, questa sarebbe veramente un bel costrutto bullish perché assorbirebbe il pool di offerta che ha generato questo doppio massimo e l'impulso ribassista. È un po' il discorso di Bitcoin di prima, ok, lo stop loss sotto a dove nasce l'impulso di domanda, all'inverso, ovvero rientro quando viene assorbito l'impulso di offerta, un bel costrutto long, un bel setup long. Ethereum, qualcuno mi ha detto pazzo, però io sono uscito perché non mi piaceva la fuoriuscita innanzitutto del cluster settimanale, che è questo, sì, dal cluster, dal range settimanale, che è in zona 0.0335 e 0.0365, e soprattutto il fatto che ci siamo mossi per 3 settimane sotto a questo range e adesso stiamo tentando di attaccare il supporto 0.0318, quest'altro. E quindi non lo so, non mi piace da impazzire la situazione di Ethereum e credo che lo aspetterò al varco in caso anche in questo contesto di mostrare qualche segno di reclaim di livelli o comunque di ritorno a una struttura completamente bullish. Per il momento ne sto fuori, quindi altcoins possedute zero. Cos'ho qui? Mi sono soffiato il naso e mi sono sporcato, bellissimo. Altcoins possedute zero assoluto, zero totale, sono all cioè in realtà posizioni speculative zero, cioè non ho più nessuna posizione speculativa, e però appunto non ho più esposizione in altcoins, anche perché la dominance, come vedevamo le ultime volte, è ritornata sfavorevole alle alt. E questo è quanto in realtà. Allora andiamo a vedere Yearn, che qualcuno me l'ha chiesto prima, che è ancora osceno, ok? Inutile dire che il grafico è terrificante. Allora guardate, c'è questo piccolo costruttino di risveglio, che però non è bullish, attenzione, perché sono tutti lower highs, lower lows. Però vedete, c'è qualche segno di domanda che se dovesse rafforzarsi, quindi diventare più forte la domanda dell'offerta, potrebbe iniziare un effetto a cascata che poi magari riporta la struttura più interessante. Cosa me lo fa pensare? I low che sono meno distanti, ok? Questo è più distante, questo è meno distante, e di solito è un indebolimento dell'offerta e del downtrend, anche perché è un downtrend che ormai ha disintegrato, ha ridotto al 25% il valore, cioè ha perso il 75% del valore, non è poco. Questo è il primo cluster significativo, quindi un reclaim così di questo, creare un costruttino di bottom qua non sarebbe affatto male. In particolare il reclaim di 1.80 non male, ok, questo sarebbe un bel segno, ma fino ad allora va de retro, nada. Allora ragazzi, andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra domandina. Tezos è osceno? Vediamolo Tezos, eccolo qua. Direi di sì, è già, vedete, altro giro, altro setup short Tezos, l'avevamo cerchiato al tempo proprio perché ricordo che avevamo identificato inizialmente questo come setup short, poi ha fatto Boeing, ha rimbalzato un po' e poi ha perso pure questo, niente da fare, Tezos è da lasciare lì, è brutto, molto brutto, perché ha perso questo range gigante che andava avanti da secoli a ribasso e ha innescato veramente una selling pressure brutta da vedere proprio. Cardano da chiudere, Ethereum dollaro non sembra poi tanto male, non è affatto male Ethereum dollaro, attenzione, andiamolo a vedere a tal proposito. Ethereum dollaro, allora qua c'è il bel future
Perpetual. Allora. Ethereum dollaro è ottimo, eh? Attenzione, abbiamo il cluster intermedio che ha fatto il suo lavoro in maniera magistrale, come sempre, di supporto in zona 320 dollari. Poi abbiamo, allora, un top estremamente puntiforme che è questo e è a 480. Quindi mettiamo una bella linea. Poi abbiamo una sorta di range che si muove nell'intorno di questo spike, ok? Che a sua volta è suddivisibile in più aree. Se vogliamo, possiamo dire che c'è questo livello 388-390 che ha fatto da range high, il range low è sempre 320 del cluster, per questa seconda parte, ok? Che è stata appena rotta, tra l'altro, mentre la prima parte si muove sopra, ok, più o meno, con un po' di sporcizia. Vedete, ci sono un cluster, due, tre cluster, cioè è un livello di prezzo abbastanza importante quello lì. In ogni caso, è ranging, si può dire, l'Ethereum dollaro, è ranging, perché effettivamente palleggia un po' tra, c'è cioè un range enorme, è vero, è tra 3,20 e 4,80, vi direte via, è la faccia del range, però effettivamente ha appena rotto quello che sarebbe il range middle, se consideriamo tutto questo come range, e adesso il prossimo target potrebbe essere 4,80, ma il mio discorso sulla posizione speculativa si basa su Ethereum Bitcoin, perché è per scegliere Ethereum o Bitcoin, ok? Per quel senso lì il trade lo faccio su quello. Poi su Ethereum ho sempre la mia allocation al 15% che rimane invariata. Venus, diamolo a vedere, Venus XVS BTC. Venus è troppo giovane per trarre qualsiasi conclusione. Al momento il grafico è laterale, non dà nessun tipo di spunto, abbiamo un top a 3750 e abbiamo un bottom a 2050. E tutto il resto è lateralità, niente, nessun tipo di spunto. Poi ovviamente è un grafico neonato, quindi non ci dice niente. Cardano, avevate chiesto prima e lo andiamo a vedere. Cardano che è bruttino, vi ricordate cosa avevamo detto l'ultima volta che qualcuno di voi aveva detto? Ma è bello perché c'erano degli impulsi di domande interessanti, però io vi ho fatto notare questo pool di offerta. Questo è evidenziato in rosso, sopra i 9, 940 sat. Vedete quante shadow ci vanno ad attingere? Ta 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 così. E poi c'è sempre la respinta. Quest'ultima respinta ha creato un lower low, questo, locale ovviamente, perché c'è il low a 750, che è quello di area. E soprattutto questo tentativo di mangiare la liquidità fino a tornare sopra, ok? Cioè un tentativo di domanda soppresso, è molto bearish, quindi non mi piace, fino a reclaim eventuale dei 1000 sat, ovvero di tutta questa area di offerta. Se facciamo così, allora ci può stare, altrimenti no. Torniamo a noi. Link e Tron, andiamo lì a vedere, Link e Tron, Link BTC. Ecco, Link invece è una di quelle coin che potrebbe essere curiosa perché si sta muovendo al di sotto di un livello chiave che sono 97.500 sat e in particolare in questo livello chiave sono contenuti due cluster. Uno, questo, è bello, bellissimo assolutamente, e due, adesso lo sposto per non fare casino, quest'altro. Ok? Facciamo. Forse è più chiaro farlo così. Allora, 1 e 2. Ok? Quindi questo unito al fatto che è un pool di liquidità che ha fatto di tutto un po' ambo i lati, lo rende un livello chiave. Ok? Poi abbiamo questo falso breakdown che è subito riassorbito. Poi abbiamo questo pennellamento di quest'altro cluster a 78.200 sat. Quest'altro a toc, così. Quindi in sostanza anche qua è semplice la configurazione, ovvero se abbiamo un bel reclaim di questo livello, tutto bello, se invece perdiamo il supporto sottostante, tutto brutto, è abbastanza un bivio, al momento lateralizza, c'è da capire come fare. Posizioni anticipatrici sono poco auspicabili perché veniamo da un downtrend e quindi non benissimo. Il macro ovviamente rimane bullish perché Link è una delle coin più bullish dell'ultimo decennio. Però è un momento, è un no trade per me, da vedere da che parte rompe in sostanza.
Preso atto che, no, cos'è? È definitivamente tramontata la nuova alt season. A bocce ferme hai analizzato che cosa la scatena, che cosa la fa finire in termini tecnici. Guarda, non si può sapere, nel senso, l'alt season arriva quando meno te l'aspetti e finisce quando meno te l'aspetti. Cioè, di sicuro la cosa che si può dire è che quando parte l'unica certezza che mi sento di dare è che quando le altcoin iniziano ad andare paraboliche, è il momento di iniziare ad avere cautela e proteggere le proprie posizioni per non finire poi vittima del bear market che ne consegue. Quando inizia non si può assolutamente sapere, cioè si possono andare a vedere i costrutti di bottom quando si formano, magari aprire qualche posizione in maniera interessante, seguire il mercato in quel momento lì, però predire l'inizio dell'alt season è veramente da sfera di cristallo, non si può assolutamente fare. Amici, che dire? Io dopo questa live piena di emozioni vi saluto di nuovo con questa immagine che è oro, cioè è veramente oro. Adesso la condivido ovunque. Vi ringrazio di nuovo, voi, chi ha creato questa genialità, ma anche tutti voi della community per essere quello che siete. Cioè una community che ha sempre qualche sorpresa da dare, sempre unita, sempre disponibile, sempre presente e cioè. È veramente, vi sento vicini, vi sento una community vera e propria. E in questo periodo, insomma, dove si parla tanto di distanze, non lo so, mi sembra di aver poca distanza effettivamente da voi della community. Questi live sicuramente ci aiutano a tenerci un po' in contatto, a tenerci sulla stessa lunghezza d'onda e quindi punterò sempre di più proprio su questi episodi live. Ci darò il valore che hanno, che vorrei che avessero e li renderò il più godibili possibile per voi, per non farvi sentire i miei sproloqui per 2 ore, che magari non è proprio il massimo delle vostre aspirazioni. Detto questo, mi avete gasato veramente un sacco oggi. Vediamo un po' Bitcoin cosa ci combina. Io vi terrò aggiornati con i risultati anche dei miei bot e la promo di BlockFi è lì che vi aspetta. C'è anche il codice sconto, il codice bonus in realtà di Bybit che non ve l'ho shillato. $300 bonus in base ai depositi che fate. Insomma, se andate a vedere dov'è che l'ho shillato, mi pare su Discord, trovate tutti i dettagli entro fine ottobre anche lì e basta, direi. Noi ci vediamo martedì gasatissimi, mi raccomando, con BlockFi. Vi voglio carichi e pieni di domande perché sarà una live interessante. È la prima in assoluto in Italia che fanno. Quindi scatenatevi, fategli tutte le domande che volete. E noi invece ci rivediamo con live canonico, ahimè, fino a venerdì prossimo, che sarà anche il mio ultimo giorno lavorativo. Cioè, vi rendete conto? Sarà una roba incredibile, un'emozione, un'altra emozione da condividere. Nel frattempo, vi auguro un buon weekend e mi raccomando, state sempre gasati ai massimi. Ciao a tutti!